Ciao, ciao a tutti, buongiorno e buona mattinata. Mi vedete nella mia totale bruttezza perché oggi, come avrete letto dal titolo, faremo un Get Ready With Me, mi preparo con voi perché oggi è una giornata speciale. È il mio anniversario di matrimonio, ci siamo sposati l'8 di febbraio, probabilmente non vedrete questo video proprio l'8 di febbraio perché non riuscirò a caricarlo, ma... ci sono 2 giorni all'anno che io prendo sicuramente ferie. Uno è il giorno del mio anniversario e uno è il giorno del mio compleanno. Tassativamente io mi prendo sempre questi 2 giorni di ferie, qualsiasi giorno sia e qualsiasi impegno io abbia, questi 2 giorni sono tutti per me, o meglio, il giorno del mio compleanno è sicuramente per me, il giorno del mio anniversario è mio e di Paolo, però io mi prendo una giornata di libertà e questa mattina voglio fare una prova trucco perché questa sera andremo a cena fuori. Da sempre, sin da quando sono nati i nostri bambini, il giorno del nostro anniversario è un giorno solo nostro, quindi non è che facciamo grandi cose, non ne abbiamo mai fatte, ma usciamo sempre a cena solo ed esclusivamente noi due. Poi vabbè, la domenica successiva magari festeggiamo con tutto il resto della famiglia, però il giorno del nostro anniversario è il nostro giorno. Mi vedete con i capelli veramente osceni, ma oggi pomeriggio andrò dal parrucchiere, quindi oggi sarò tutta in ordine, tutta perfetta e volevo fare con voi una prova trucco. Con che cosa? Con questa palettina che ho acquistato su Colourpop e di cui do la colpa tutta a Elisabetta R perché lì mi sono veramente sciallata. Ma allora, la mia mamma mi aveva dato dei soldi e io li ho accuratamente spesi su questo sito. È in tonsa, in tonsa. Allora, qui vi copro lo specchio, ve la faccio vedere. È una palette che io non avrei mai comprato perché sono dei toni un po' fuori dalla mia comfort zone. Io di solito sono sui toni un po' più rosini, violini, violini violetti, marroncini chiaro. Questa però mi ha conquistato. Questa mi piace tantissimo. Vorrei fare però un trucco molto 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 leggero perché voglio utilizzare uno dei miei rossetti rossi. Ho pensato ci stesse bene questo, poi vediamo insieme al massimo, poi cancelliamo tutto, oppure se viene veramente una schifezza voi non vedrete mai questo video. Ma iniziamo. E intanto vi racconto, bene, tolgo la mia fonte di visibilità e mi affido alla mia bravissima tecnica. No, scherzo. Ecco, se arrivate qui in questo momento, sappiate che su questo canale non c'è tecnica, non c'è nulla. Mi sto divertendo, sto pasticciando con voi. Voglio proprio avere un attimo di relax. Ci metterò quanto ci metterò, ma oggi voglio dedicarla a me stessa e a me e Paolo. Ci siamo regalati insieme lo spettacolo con come si chiama? Quello che c'è alle sopracciglione, Elio e le storie tese, dove a Milano farà uno spettacolo sulle canzoni di Enzo Iannacci. Ci piace molto sia Elio che Enzo Iannacci e quindi ci siamo regalati questo. Poi io ho regalato a Paolo un libro su un musicista perché Paolo comunque è diplomato in pianoforte, ama la musica, suona, canta. E io non ho ricevuto ancora niente, ma perché mio marito, dopo 26 anni di matrimonio e 10 anni di fidanzamento, non ha ancora capito, e non ha ancora imparato la tempestività e la puntualità. Ma fa niente, ce lo siamo preso 36 anni fa e ce lo teniamo con molta gioia. Parliamo, parliamo, parliamo. Qui sul tavolo ho l'ira di Dio e proverò con voi, alcuni prodottini. Allora, avevo anche la mia sponge già inumidita e bagnata. Vado, ho fatto la mia skincare bella completa con tutti i miei sieri, con tutte le mie creme, con l'SPF. Vado a utilizzare questo che è un fondotinta correttore di Bella Oggi, che
che mi piace tantissimo ed è un brand che è low cost ma che trovo veramente di qualità. È un brand italiano, io ho molti prodotti e mi piacciono davvero tutti, soprattutto il fondotinta in crema abbastanza solido. Questo è molto polveroso, vedete? Sembra chiaro, ma poi quando lo si spalma si fonde. Poi io ho tutti questi rossoni e me li nasconde bene. Ma bando alle ciance, iniziamo. Non vedo una cippa, come sapete. Infatti, guarderò in basso perché ho qui lo specchio gigantesco che ho acquistato, perché quell'altro non mi bastava. Allora, vi racconto un po' di noi. Noi ci siamo conosciuti in oratorio alla giovanissima età di 14 anni e io gli ho fatto un filo spietato per 2 anni interi. Siccome il Mauri, che era un ragazzo molto bravo e molto religioso, andava a suonare alle messe feriali per allenarsi sulla tastiera dell'organo, lui suonava il lunedì e il mercoledì e io, tutta ad un tratto, sono diventata una ragazza molto santa e ho cominciato a frequentare la messa. E ricordo ancora, ragazzi, com'era vestito. Aveva dei jeans blu, era praticamente sempre vestito così. Adesso voi mi vedete un po' troppo bianchina perché ho acceso la ring light, ma allora ne metto un pochino ancora qua e qua e poi stop. Qui c'è un po' di rosso. E quindi io andavo a messa il lunedì, il mercoledì e il venerdì e lo guardavo e dicevo: ma che bel ragazzo. Vabbè. E quindi mia mamma era preoccupata perché dice: ma come questa qua è sempre andata a messa soltanto la domenica, che poi ragazzi, sì, la fede mi ha aiutato tantissimo, però io andavo a messa alla domenica, facevo la catechista e tutte queste cose, ma anche perché avevo un bel gruppo, avevo un don che sapeva trascinare, che mi ha regalato davvero una bellissima gioventù, una bellissima infanzia, ma ok, a 14 anni insomma si va benissimo. Allora qua mi spara un po', ma è perché c'è la ring light accesa, poi dopo magari la spegniamo e vediamo, perché la luce stamattina non è proprio il massimo. Poi, finito di mettere questo volendo lo potete mettere anche soltanto come fondotinta, però secondo me è un po' troppo gessoso, ma sulla mia pelle ho capito che aiuta a mantenere sotto controllo il sebo della giornata. Poi, come fondotinta sto usando piccolo campioncino, ma non perché non ho l'originale, è perché ogni volta che faccio gli ordini su Notino mi arrivano questi campioncini. Si vede che hanno capito che mi piace questo fondotinta ed è veramente uno dei fondotinta più buoni che io abbia provato. Mi sto trovando benissimo, solo che adesso sto finendo tutti i campioncini perché ne avevo una full size e l'ho finita. La tinta secondo me giusta per me è questo. Sì, non ci vedo con gli occhiali, figuriamoci senza. 0,25, dai, inforco un attimo gli ausili e ve lo dico. 0,25 Beige Lin. Speriamo che stamattina non ci disturbi nessuno. Mia mamma ha già telefonato, non dovrebbe arrivare nessun pacco e nulla. Questo io ne metto veramente molto poco perché ha un effetto molto naturale. Ecco, questo è più o meno la quantità che io metto. Mi piace tantissimo. Come vi dicevo, ho già consumato una full size e ne ho ricomprata un'altra, però preferisco, perché poi quando compro le cose nuove mi spiace sempre aprirle al momento se le cose mi piacciono. Allora cominciamo a distribuirlo, poi un po' la spugnetta umida se lo mangia, adesso vediamo un po' come correttore, aiuto il pro del naso. Sugli occhi non ho messo nulla perché ho spalmato un po' di questo correttore fondotinta di Bella Oggi, ma poi avevo messo il mio contorno occhi di Delidea, che è leggermente colorato e che mi attenua un po' le discromie. Io non ho delle
occhiaie particolarmente evidenti. È evidente tutto il resto, ma le occhiaie no. Allora, ne metterei ancora un goccettino, ma poi l'effetto. Sì, gli sembra un cadavere. Dopo proviamo a spegnerla, eh. Però quantomeno mi vedete bene. Illuminata. Ecco, ne ho messo ancora un pochettino così. Lo vado a mettere nelle parti che mi sembrano un po' più. E quindi vi stavo dicendo, ho conosciuto Paolo, lui manco mi cagava di striscio. Perché era un ragazzo tutto d'un pezzo. E quindi niente, mi ricordo aveva i jeans blu, una camicia sempre bianca, un gilerino blu, cioè era proprio, sembrava un prete. Vabbè, poi prete è andato a farsi suo fratello, ma è lui invece l'ho corrotto. E praticamente dai 14 ai 16 anni questo manco mi guardava, anzi era anche piuttosto stronzo, se lo devo dire. Però vabbè, io non è che ci morivo dietro e tutte queste cose, ero una ragazza fortunata, pur essendo figlia unica, avevo tantissimi amici, sono sempre stata molto espansiva, molto allegra, era uno di compagnia, era una che teneva un po' banda, insomma. E quindi vabbè, sì, ok, a 14 anni la cosa ci interessa, ma neanche più di tanto. Poi io sapevo che a lui piaceva una certa ragazza. E questa ragazza però era anche una mia amica, cioè. E a questa ragazza non piaceva Paolo. Eravamo molto amici, cioè ci trovavamo in oratorio, facevamo le nostre serate con le chitarre, le cantate al chiaror di luna, i nostri campeggi, insomma, io ho veramente avuto una bellissima, bellissima adolescenza e giovinezza che rimpiango e mi spiace anche che adesso le cose per i ragazzi giovani non sia più così, anche se ci sono ancora gli oratori, ci sono ancora queste esperienze, però forse perché la mia è stata, la mia era la mia e quindi per me era sempre la migliore. Allora, adesso vado con un cicinin di cipria fissante. Io sto finendo questa No Sebum Mineral Powder della Innisfree, che mi piace tanto e l'ho quasi finita. Ma non ho ancora capito come funzionano queste cipre in polvere libera, quindi io l'ho messa in un barattolino di plastica e ne verso un po'. Eh sì, è proprio quasi finita. Allora, prima mi prude il naso, aiuto. La metto con il mio pennello da cipria. Allora, ragazzi, qua vedrete pennelli sporchi, ma che poi con questa magica spugnetta diventano puliti. Una spugnetta che ho comprato su Shein, ho comprato alcuni prodotti su Shein che mi piacciono tantissimo e la vado a mettere un po' sull'occhio, sotto l'occhio, in maniera un po' più persistente, un po' sul nasone e sulla parte T, che è quella più oleosa. Poi col mio pennellozzo, che mi piace da morire perché mi viene in mente il personaggio della Bella e la Bestia, la signorina lì che era il piumino. Quindi velocemente me la spalmo e così anche l'eccesso che c'è sul resto del viso se ne va. Boh, perfetto. Il mio faccione bombazzone. E niente, quindi praticamente questa mia amica, il giorno dell'ultimo dell'anno del di 36 anni fa, non mi ricordo neanche la data, va da Paolo e gli dice: "Ma secondo me ti sei accorto che questa qua ti sta crepando dietro da 2 anni, insomma. Dai, ma non ti piace?" "Ah, ma sì, mi piace." E poi quell'estate lì, io furbamente, perché siccome sapevo che a Paolo piacevano le ragazze sportive, cioè quello che non ero io, no, vabbè, ai tempi ero anche sportiva, ero magrolina e andavo in montagna con mio papà. Mio papà è sempre stato un amante della montagna, era un organizzatore delle gite del CAI, gli è sempre piaciuto. E avevamo fino praticamente quasi prima di sposarmi la settimana padre e figlia, quindi noi andavamo una settimana io senza allenamento, senza niente, zaino pieno di 25-27 kg con dentro il tonno, con dentro tutto il mangiare perché noi nei rifugi dormavamo soltanto. E quindi quell'anno avevo raccontato che ero andato a fare un sentiero che c'è qui in Valtellina e lui era rimasto un po' affascinato, diceva: "Ah, questa, una sportiva, va in montagna." Allora,
intanto che cicciaro, utilizzerò per fare il contouring questo bronze booster della Physician Formula, che è spettacolare. Spettacolare, mi piacciono tantissimo. Sono in polvere, ma sembrano in crema. Adesso mo ve lo faccio vedere. Sono burrosissimi, cioè fantastici. Fantastici. Questo mi sembra un colore un po' caldino, ma vabbè, mi piace e lo utilizzo non eccessivamente. Quindi pucciamo il nostro pennello. Lo scarico un attimo sulla mano perché questo ha un colore e pian piano ce lo sfumiamo. E quindi praticamente lui è rimasto affascinato da questo mio lato sportivo che si è rivelato solo in quegli anni, perché poi ragazzi io sono una pigrona, non mi piace, cioè non mi piace camminare, non è vero che non mi piace camminare, mi piace andare in montagna, ma mi piace andare con i miei tempi. E lui dice che soltanto il mio papà era capace di portarmi in montagna e di qua, di là, di su, di giù. Fatto sta che vabbè, fino a quando ero magra e snella, sono sempre andata alle gite del CAI, alle gite con il mio papà, ho fatto il Cevedale, ho fatto una parte delle 13 cime, insomma, qualcosina in montagna l'ho fatto anch'io. Allora, adesso voi lì vedete un botto di differenza, ma sapete che faccio? Provo a spegnere la luce. Aspettate. Ecco, così è più naturale. Scusate, mi sono ritornata. Così è più naturale, ho messo una luce un po' più calda, perché così mi sembravo veramente la Madonna dei Miracoli. E nulla, praticamente quindi ci siamo messi insieme, ma ragazzi, parliamone, messi insieme a 16 anni, 36 anni fa. Ok, quindi mi accompagnava a casa la sera e se non arrivavo ad un certo orario, mia mamma usciva con vestaglia, camicia da notte con sopra la vestaglia e con i bigodini in testa, perché la rinella poi per tenersi i capelli in forma. Faceva, mio papà niente, mio papà potevo fare tutto quello che volevo, ero la sua ciccina, la sua coccolina, non ha mai pensato male di me, anche perché veramente non ho mai fatto niente di particolare, però erano i tempi in cui comunque le nostre famiglie erano molto rigide, quindi noi non abbiamo mai, mai, mai potuto andare a fare le vacanze insieme. Sì, andavamo in oratorio a fare i campeggi, ma maschi da una parte, femmine da quell'altra, ovviamente, e quindi vabbè, questo è quanto. Allora, adesso, dopo vado avanti a raccontarvi la storia, volevo, siccome poi questo l'ho imparato al liceo artistico, che ad un certo punto è inutile continuare a scurire, ma si può schiarire dove si vuole. Quindi io ho trovato questa, che non so neanche che colore, non ho in mente i colori. Ah, ma c'è dietro anche lo specchiettino, l'ho visto adesso. E darei proprio una passatina per... Vedete? Io lo vedo, non so se lo vedete anche voi. Magari, ecco, voi lo vedete sempre di più. Però per dare proprio, per far finta che la mia faccia sia un po' più magra. E quindi niente, ci siamo messi insieme. Siamo messi insieme, siamo andati avanti tanti anni, poi io ho cominciato a lavorare. Poi lui ha fatto il militare un po' più dopo i 18 anni, perché stava finendo il conservatorio. E vabbè, passa un anno, passa due, passa cinque, passa sei, cioè a un certo punto, magari, qui dice, la storia diventava lunga, la storia diventava lunga. E allora, il 1996, mi ricordo ancora quando Paolo non stava ancora lavorando, 1996, Fiera di Castello, che è una fiera che facciamo di solito nel nostro paese. Castello è una frazione di Lecco. Fiera di Castello, e io a un certo punto ho detto: senti Paolo, qua dobbiamo arrivare a un punto, cioè o ci sposiamo o ci lasciamo, non è più possibile andare avanti così, cioè veramente eravamo anche adulti, grandi, i nostri genitori comunque eravamo sempre bambini di 10 anni, e famiglie molto rigide, e quindi io ho detto: senti, o ci sposiamo. E lui, come vi dicevo prima, no, che le decisioni sono sempre un po' pericolose, dice: vabbè, sì, beh, magari ne parliamo col parroco. No, aspetta un attimo, andiamo da Don Fernando e tracca. E dico: Don Fernando, allora siamo a maggio, prima data disponibile, prima che io compi 27 anni. Io non voglio sposarmi che ho 27 anni, ne voglio ancora 26. Allora, in avvento non si può, in quaresima non si può, e poi se facciamo prima dell'avvento è troppo presto, da maggio a settembre non si riusciva a organizzare. La casa comunque ce l'avevamo già, perché io avevo comprato una casa quando lui era militare, ma perché i miei genitori volevano investire dei soldi per
E noi abitavamo in affitto, quindi abbiamo detto: se non serve poi a te, quando ti sposi ci andiamo ad abitare noi. Vabbè, tutto questo ambaradan. Adesso utilizzo un po' di questo meraviglioso Ford che mi piace. Della era quello che ho comprato nella collezione di Kiko. E Don Fernando fa due calcoli, mi dice: dai, vieni là domani in canonica e vediamo. Primo giorno a disposizione. Il sabato prima di Carnevale, quindi l'8 di febbraio, San Gerolamo Emiliani, che per noi lecchesi, più per chi abita in Bergamasca, comunque per noi lecchesi è un santo a cui siamo abbastanza devoti, perché c'è il santuario di San Gerolamo Emiliani, praticamente sotto il castello dell'Innominato, diventato famoso a Somasca per i promessi sposi. Ebbene, 8 febbraio sia. E quindi è nato così il nostro essere coppia e ci siamo sposati l'8 di febbraio. Tra l'altro, tutti gli invitati, vai a comprare il paletò, perché sapete, una volta comunque, non è che adesso io quando vado a un matrimonio non compro più niente, nel senso che so proprio bisogno di un capo, ma una volta bisogna comprare il paletò, vestito. E quindi tutti che vanno a comprarsi vestiti pesanti, ragazzi, una giornata primaverile. Io mi ero anche comprata un body di cashmere sottilissimo, perché avevo, poi io sono abbastanza freddolosa, non ho sentito freddo, sarà stata anche l'emozione. Comunque, niente. Ok, mi sembra anche lì, sembro sempre troppo scura in video, ma vi dico, cioè, dopo tireremo via anche questa luce, che non è così. Bene. Adesso cominciamo con la palette qua. Saranno dolori, ragazzi, perché io ho quasi paura a toccarla. Allora, la palette in questione è Star Wars di Colourpop. A me non piace Star Wars, non ho mai visto Star Wars. A Paolo piace tantissimo, è una tipologia di film che lui ama. E allora oggi, in onore di Paolo, usiamo questa meravigliosa palette. Io andrei veramente con tre colori per paura di non sbagliare. Allora, sulla palpebra, per mattificare un pochettino, perché sto robo qua mi deve. Allora, ce la possiamo fare. Ed eccoci qua. Allora, metterei con un pennellino così. Andiamo sempre a pulire, perché questi qua sono i pennelli che uso tutta la settimana, con i quali mi trovo bene. Adesso mi deve arrivare un altro pacchetto da Friara, perché di pennelli non se ne hanno mai abbastanza. Metterei proprio un cicinino, perché tra l'altro spolvera anche parecchio. Tengo qua di questo. Spero che l'inquadratura sia giusta e che mi vediate meglio delle altre volte, però ragazzi, qua si sta imparando. Ah, ma c'è sulla pellicola, ma che ritardata, ragazzi. Oh, fantastico, il bello della diretta. Vai Eli, che ce la fai. Poi ragazzi, qua ci divertiamo, non è che stiamo imparando nulla, anzi probabilmente sbaglieremo. E ok, cerco di mattificare un pochino, perché la mia palpebra è tutta piena di imperfezioni. Devo anche andare a togliermi dei porri, ma sono andata a prendere l'appuntamento da dermatologia. Praticamente mi danno l'appuntamento ambulatoriale tra 2 anni. E mi sa che dovrò andare da uno privato. Mi girano altamente le balotas. Perché? Ok. Iniziamo? Ho veramente molta paura. Allora, io andrei con questo che si chiama, chi lo vede è bravo, Ausili Tracche. Andrei con questo Imperial Force. Ricorderanno sicuramente i nomi della Star Wars. Questo Imperial Force, che è questo beigiolino qui, e lo metterei su dove c'è la piega e un po' più su, perché la mia palpebra è cadente, è incappucciata, è la peggior palpebra del mondo. E poi niente, ragazzi, poi sono arrivati i figli. Mattia è arrivato praticamente dopo
4-5 mesi che noi eravamo sposati e ci andava bene così. Pietro è arrivato esattamente 15 mesi dopo e lì è stata veramente una fatica, bellissimo, ma che fatica. E poi per Lucia noi avremmo sempre voluto avere 3 o 4 figli, già così mi piace. Per Lucia abbiamo dovuto aspettare, spolverano un pochino, però mi sembrano molto belli. Fallout non lo vedo, ma anche perché c'è che vet che chisce. Poi appunto prima di avere Lucia abbiamo aspettato qualche anno, perché quando Pietro ha compiuto 3 anni praticamente mio papà si è ammalato e i bambini io avevo chiesto subito il part-time in ufficio e fortunatamente me l'hanno dato perché poi non l'hanno più dato. Ma appunto non volevo caricare mia mamma, anche se diciamo che l'arrivo di Lucia è stata una salvezza perché stava vivendo un momento davvero pesante con mio papà e il fatto di poter curare un nipotino l'ha veramente salvata. E quindi niente, siamo arrivati ai nostri 26 anni di matrimonio, con tutte le fatiche che ci sono, che penso abbiano tutti. Voi che dite? A me mi sembra che vada abbastanza bene. Poi le sopracciglia le facciamo dopo. Ok, sono andata un po' più alta, possiamo anche riempire, ups, scusate, tutta la palpebra. Ok, poi vediamo, perché qua mi sembrano scuri scuri scuri. Mamma, bello, ma però è sfumabilissimo. Ma cosa ne dite? Tentiamo, e poi cancelliamo tutto. Allora, facciamo una cosa del genere. Ne prendiamo uno Zic perché questo mi piace tanto, ma ne prendiamo uno Zic. Mamma mia, lo scarico anche sulla mano e lo metterei qua. Tampono proprio piano piano, mamma mia che bello, però per dare proprio un po' di profondità alla palpebra. L'ho scaricato tantissimo, perché è però bello, mi piace. Vado leggermente sopra perché se poi chiudo l'occhio non vedo più, quindi è come se io tirassi una linea retta verso all'inizio del sopracciglio, quindi molto 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 delicato a monte. Comunque Elisabetta, io ti ringrazio perché davvero sono spaziali. Dopo qua, siccome sono molto sfumato, non vorrei usare troppo, io lascerei così. Cerchiamo di fare la stessa cosa dall'altra parte. E siamo arrivati insomma fin qui. Di certo non siamo più quelli di 26 anni fa, grazie a Dio, perché se ci si ferma si è perduti, ma non è una battuta, nel senso che se a 26 anni, dopo 26 anni di matrimonio, si pensa ancora di ritrovare il ragazzino bello, magro, con i capelli e la ragazzina affascinante, allegra, che si è sposati, forse c'è qualcosa che non va. Ci si continua ad amare, e dai che mi confondo, ad amare, a voler bene proprio perché si cambia, si cambia. Poi per noi la grazia del matrimonio è stata fondamentale, non saremmo arrivati fino a qui. E poi comunque anche grazie ai nostri genitori, alle nostre famiglie che ci hanno accompagnato, che ci hanno fatto capire che la vita matrimoniale non è tutta rose e fiori, ma per fortuna. Va bene, io direi che più di così non vado. A questo punto prendo un pennello da sfumatura pulito e vediamo un po', perché mi sembra che l'occhio destro sia leggermente più carico. Quindi sfumo. Stasera avrò un maglioncino grigio, quindi ho cercato di fare
tenere. Poi questa palpebra, secondo me, è più difettosa dell'altra. Vabbè. Infatti qua me ne è venuto giù un bordello e direi invece mi piace di più. Lo trovo più naturale. Sì, qua ce n'è di più. Finisci. Quindi si imparano i trucchi, si inventano i trucchi. Cerchiamo di... Ecco, perfetta la sponge, è meravigliosa per fare queste cose. Ok. A me sembrano abbastanza uguali. Ci metterei soltanto un puntino di questo meraviglioso. Questo meraviglioso, ma sembra seta, questo qui che luccica tutto, e vediamo se mettendolo col dito è troppo. Bello, mamma che bello, e salirei anche un pochino perché... Però mi piace, è molto naturale. Non strafacciamo. Come dice la mia mamma, raccomando, die prepare sbe. In ordine, vestita bene, coi capelli a posto, perché mia mamma è una di quelle lì, che quando c'è un funerale, o qualsiasi altra occasione, battesimo e quant'altro, lei, parrucchiere, vestito perfetto, anche per andare al funerale, perché non si può mica fare una figura, eh. Allora, mi piace un sacco, ma non abbonderei. Un attimino di qua, vediamo. Ok. Bien. Cosa ne dite? E dalla telecamera è sempre tutto molto rossastro. Mi sono portata anche i fazzoletti di carta per pulirmi le mani. Poi io al momento sull'occhio starei così. Facciamo le sopracciglia. Anzi, oh, no, questo lo facciamo dopo. Facciamo le sopracciglia con il mio. Riprendiamo il. Lo specchietto che è molto comodo. E quindi niente ragazzi, stasera non so dove andremo a mangiare perché tanto Paolo non ha prenotato, ma l'8 di febbraio ovviamente la maggior parte dei ristoranti è chiuso. Noi siamo andati in viaggio di nozze, fai da te, in Austria. Pensavamo di stare via 15 giorni, invece la sottoscritta, siccome ai tempi non c'erano i cellulari, no? Quindi ogni due giorni telefonavamo ai nostri genitori per dirgli ok, guarda, tutto bene, siamo qua, barabim, barabam. E io al decimo giorno ho telefonato, ho sentito la voce del mio papà e mi sono messa a piangere. Paolo mi ha detto ok, va bene, ti porto a casa, ritorniamo a casa. E questo è stato il nostro viaggio di nozze, no? Bellissimo, però appunto siamo andati in un periodo in cui tutti i monumenti erano in ristrutturazione, pulizia e quant'altro. Vabbè, però è stato bello lo stesso, ragazzi. Poi a quell'età lì, che cosa non è bello? Insomma, allora, cosa volevo fare? Non mi ricordo più. Ah sì, ho pettinato le sopracciglia, oh Elena. Allora, mi sono comprata questo kit negli sconti della Benefit e vi devo dire che mi piace un sacchissimo, soprattutto... Il come si chiama qui? Ce la facciamo, eh? Sì, tipo il mascara, il brown volumizing fiber gel. Ecco, è vero, effettivamente ci sono dentro un sacco di fibre e mi piace un sacco. Allora, io non so se va prima il fiber gel o la matita, io lo faccio alla mia maniera. Quindi I'm
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Volevo mettere un filo di matita grigia, questa di Astra, che mi piace molto, ma non so se riuscirò a mettermela perché sono imbranata proprio. Ok. Io non so, non mi piace fare l'eyeliner, cioè mi piace guardarlo sugli altri, ma poi la mia palpebra si chiude e quindi l'eyeliner comunque viene sempre giù. Cerco di metterla anche. Ok. Leggera leggera, però si vede. Facciamo la stessa cosa di qua. Ok. Non riesco a capire perché la matita nelle ciglia sotto, insomma, non mi rimane mai. E va bene, questo è quanto. Volevo fare una cosa, non vorrei fare un hack gate, ma vediamo se può essere una cosa interessante. C'è questo grigio qui dentro. Volevo fissare un attimino la matita e dare un po' più di colore al grigio. Ui, l'allero, che bello! Porca miseria! Che occhio! Sto scherzando, ovviamente, ragazzi. Però devo dire che questa palette e tutte le altre, perché voi non avete idea di quante ne ho prese, c'erano gli sconti del 70%. Questa devo averla pagata sui 5 euro. Adesso non ricordo più, ma era una cosa del genere. Tentiamo anche sotto. Non è che io sia proprio un amante. Ok, dai, va bene, così può andare. Basta, Eli, se no vieni fuori un mascherone. Punto luce, che dite? Ho preso questa matita di Yves Rocher, che dovrebbe regalare Maria. Vedete tutto il disordine che c'è in giro qua. Riprendiamo il nostro. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Non è che si veda tantissimo, ma ok. Ora mascara, e poi arriva la parte dolente, ragazzi, arriva la parte dolente. Il rossetto riuscirò mai a metterlo, sarò vabbè. Allora, mascara, il mio mascara in questo momento che sto usando, mi piace tantissimo, è Metamorphose Intense di Yves Rocher, mi piace davvero un sacco. Thank you.
vediamo. E qui abbiamo fatto, ora non so se metterlo con voi il rossetto o mi pruda il naso. Allora, dovrei aver messo tutto. Ah, mi ero portata il primer e non l'ho neanche messo, non importa, così vediamo quanto durano queste polveri. Volevo però fare con questa matita di Kiko, che non so più neanche se esista, ma che io trovo bellissima per fare sto lavoro. Praticamente una roba molto brutale, per dare un po' di luce. Mi piace. Ok, e lo facciamo anche di là. Non so che matita sia di Kikola, non c'è subito neanche il colore, ragazzi, saranno anni, anni e anni che ce le ho. Non 45, ma non vedo che tipologia di, se è un correttore, se l'ho comprata tantissimi anni fa. E faccio la stessa cosa anche qua, senza sporcare le sopracciglia, Elena, grazie. Sei proprio. Adesso sta arrivando il sole e io ok, siamo tornati a noi, adesso arriviamo alla parte più difficile. Come matita vorrei usare la 02, perché qui sembra che ho un livido pazzesco, perché vi faccio vedere, mi sembra, la metto qua perché è tutto sporco, che possa andar bene con questo rossetto, come se voi mi potesse dire sì, li usala tranquillamente, è un po' più chiara. Vabbè, faccio la prova, mi prude anche il naso dall'agitazione, vediamo un po'. L'effetto mi piace, ovviamente non sono abituata ed non è un trucco che ovviamente potrei fare tutti i giorni, ma poi chi se ne frega, in ufficio per quei quattro gatti che c'ho giù, tutti vecchi e garampane, a parte le mie colleghe ovviamente che stimo, ma io andrei anche in ufficio così. Ora vado a sciogliermi i capelli, ritorno di sicuro e vi farò vedere il profumo che indosserò, perché è un profumo molto molto particolare. Ci vediamo tra poco. Vabbè ragazzi, non è che io sia migliorata di molto, comunque oggi andrò dal barbier e mi rifarò il colore, anche se mi sono accorta che per esempio qua sotto mi stanno venendo veramente i capelli grigi. Vabbè, comunque il trucco mi piace, lì sembro molto più rossa, qui sono color naturale, poi comunque la mia pelle non è bianca, non è eterea, e mi piacciono molto queste polveri, palettina promossissima. Fatemi sapere se volete vedere anche tutte le altre che ho comprato, magari pian pianino. Mi sono divertita un sacco, mi è sembrato di essere un po' meno rigidona, non so quanto sia durato e questa volta veramente non mi interessa. Metto gli occhiali e mi vedrò, ma si vedrà veramente molto poco. L'occhiale mi piace, ovviamente, scherma un po' il trucco, ma così è, vedete? E finiamo con il profumo. Il profumo che io questa sera utilizzerò non può essere che lui,
Anais, Anais, il mio profumo da quando ho conosciuto Paolo fino a quando mi sono sposata, forse qualche anno più avanti. Ricordo che un anno me lo regalò, il mio 18° compleanno mi regalò un profumo di, cioè Anais Anais di Cacharel in formato 100 ml e me lo diede in cima al San Martino, che è una montagna che abbiamo qui dietro casa, e eravamo andati a fare una passeggiata, e quindi non posso che festeggiare e concludere con questo profumo che, vi dirò la verità, mi piace, ma non mi piace come allora, ma soltanto lo spruzzarlo mi ricorda tutta la mia gioventù e tutta la mia adolescenza, tutta la mia felicità, tutta la mia allegria, tutta la voglia di vivere, tutto lo sguardo verso la vita, che era veramente una cosa bellissima. E quindi stasera ritornerò 16enne con questo profumo. Mi sono dimenticata una cosa importantissima: fissiamo tutto con il fissatore, perché sono qua tra 2 ore e non c'è più niente. Fissatore di Kiko. E poi vi dirò questo trucco com'è durato. Bene, grazie della compagnia, grazie di avermi ascoltato, spero di avervi così raccontato qualcosina ancora più di me. E nulla, penso che questo video lo pubblicherò sicuramente tra un giorno o due, perché oggi non ce la faccio. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.